Io direi che possiamo iniziare. Bene, perfetto, iniziamo. Grazie a tutti, siamo al quarto appuntamento di questo ciclo Le fedi e il sapere filosofico. Il nostro ospite questa sera, il nostro ospite è un amico nostro molto caro, Alessandro Ghisalberti, ci ha proposto come argomento l'innesco dell'aristotelismo nel cristianesimo e l'apertura alla razionalità dell'Occidente. Io ringrazio tantissimo Alessandro per essere qui e poi entriamo nel merito e discutiamo. Grazie. Grazie, dottor Capelli, per l'invito e per aver pensato di inserire questo argomento in un ciclo così bello come quello che avete pensato con Fulvio Papi per quest'anno. Il mio argomento è un argomento che per chi frequenta la cultura, la tradizione, la storia medievale è abbastanza noto, cioè il fatto che con l'ingresso dell'aristotelismo, voglio dire aristotelismo nel senso di tutta l'enciclopedia aristotelica, il corpus aristotelico vasto, quindi le opere filosofiche in primis, ma anche le opere scientifiche e ancora anche le opere di carattere politico, riguardante le costituzioni degli ateniesi, per intenderci, e comunque l'opera teorica, la politica di Aristotele, e anche i trattati scientifici relativi alla zoologia, relativi alla trattazione delle varie forme di vegetazione. Quindi un'enciclopedia estesa che sottendeva una unità, unitarietà di metodo e che entrando nell'Occidente come corpus aristotelico, qualcosa era entrato da sempre attraverso Boezio, cioè i più importanti trattati di logica dell'organo aristotelico erano già conosciuti anche nell'Alto Medioevo, ma tutto il resto divenne patrimonio consultabile, studiabile dall'Occidente quando venne tradotto in latino. E questo avvenne fondamentalmente nell'arco di 50 anni, nella seconda metà del XII secolo. Le traduzioni di Aristotele vennero fatte sia dal greco in latino, e in questo senso operarono centri di traduzione che in Italia, in Sicilia e nel Veneto, oppure vennero tradotti i testi di Aristotele passando attraverso la traduzione araba, le traduzioni che gli arabi avevano fatto già da un paio di secoli dei testi greci di Aristotele in arabo. E in Spagna, in particolare a Toledo, nella seconda metà del XII secolo, un corpo di traduttori che conosceva l'arabo e conosceva il latino tradusse i testi di Aristotele dall'arabo in latino. Quindi alla fine del XII secolo il grosso dei testi di Aristotele viene messo a disposizione degli intellettuali, degli studiosi del mondo latino. La novità di questa tradizione aristotelica immessa massicciamente nella cultura occidentale, cristiana, latina, ha comportato un cambio di paradigma. E qual è il paradigma che cambia? Il paradigma che era invalso sino al XII secolo, sino a tutto il XII secolo, era quel paradigma che i manuali chiamano platonico-agostiniano. Era una filosofia del neoplatonismo rielaborata in chiave cristiana ad opera soprattutto di Agostino, ma non solo, anche altri autori avevano cooperato in questa operazione, in particolare Severino Boezio, che aggiunse anche la conoscenza di Aristotele, ma nella scelta, nell'opzione della visione metafisica di fondo, Severino Boezio restò un platonico. Allora, il paradigma che cambia con l'ingresso di Aristotele è proprio questo: si passa da una visione
fondamentalmente legata al platonismo, ha una visione come quella dell'aristotelismo, dove in termini molto semplici la differenza di fondo qual è? Che il platonismo e anche il platonismo agostiniano partivano nella speculazione filosofica da Dio, partivano dall'alto e scendevano all'analisi in basso, diciamo, delle realtà inferiori. Quindi il paradigma platonico si accordò facilmente con la visione cristiana, cioè il cristianesimo, in particolare Agostino, trovò un'accordabilità di fondo con questa visione che veniva dal platonismo, dove principio di tutto è il sovrasensibile, principio di tutto è il divino, e dall'emanazione dall'uno e dell'uno trascendente, per gradualità si arriva fino alle conoscenze delle cose sensibili. Ma questa prospettiva, appunto, di spiegazione della realtà riconducendolo da una emanazione, da una fonte dall'alto, si trovò una conciliazione, e Agostino fece con un correttivo, cioè invece che di emanazione parlò di creazione dal nulla, e il sistema, diciamo, di prospettiva filosofica veniva a essere accordabile. L'aristotelismo ha come impostazione metodologica esattamente il procedimento inverso, cioè Aristotele fonda la sua filosofia e il suo pensiero scientifico sullo studio delle cause che si riscontrano nell'esperienza sensibile. La filosofia ha come primo compito quello di ricercare la spiegazione delle cause, ma cause intese come le cause, le quattro cause legate al divenire, al mondo delle cose sensibili, quindi sottoposte a esperienza. Attraverso questo studio, questo procedimento di analisi delle cause, poi Aristotele arriva alla fine del percorso della fisica, nell'ottavo libro della fisica, e nel dodicesimo della metafisica arriva anche a risalire a una causa prima trascendente, ma a Dio, diciamo, questa causa prima trascendente arriva alla fine, mentre il platonismo lo assumeva come punto di partenza. Quindi il cambio di paradigma è globalmente, in termini generali, questo. Ma all'interno di questo paradigma ci stavano comunque molte altre cose, come potete ben immaginare. La prima cosa che stava dentro era il concetto di argomentazione rigorosa. Per Aristotele, nel suo organo, in particolare nell'opera degli Analitici Secondi, c'è un unico procedimento scientifico rigoroso, che è quello della demonstratio potissima, cioè della dimostrazione che parte da premesse necessarie, strutturate in forma di sillogismo, premesse universali e necessarie. Da queste, mettendo in gioco il termine medio nelle due premesse, si arriva a una conclusione che a sua volta è universale e necessaria. Quindi l'idea di scienza o di sapere scientifico, scienza che facit scire, che produce un incremento di conoscenza, è che occorre fondare le proposizioni scientifiche sulla evidenza che si ricava dalla osservazione empirica. Si procede attraverso la stazione a universalizzare le proposizioni ricavate dall'esperienza, e allorché il sillogismo dimostrativo, rispettando le regole della disposizione dei termini, produce una conclusione. Questa conclusione è nuova, anche se implicita nelle premesse universali e necessarie. È implicita, ma non è conosciuta, quindi va esplicitata. Questo paradigma di scienza era inedito, non era mai stato adottato pienamente nella cultura occidentale. Allora, quando arriva questa
l'idea di scienza così rigorosa, unitamente a quello che vi dicevo prima, ossia che il percorso della filosofia è quello di andare a ricostruire le cause degli avvenimenti che noi incontriamo nell'esperienza, si instaura un modello di sapere che è alternativo a quello sino ad allora usato. La prima domanda sulla validità della prospettiva scientifica rigorosa di Aristotele ottenne presso i maestri delle neonate università occidentali. Le università medievali nascono proprio i primissimi anni del 1200, quando appunto questa traduzione, opera dei traduttori di Aristotele, si sta completando. La prima reazione che ci fu quella di respingere Aristotele. Ci fu censura nei confronti di Aristotele sia nel 1210, un sinodo ecclesiastico della provincia di Sens. Sens era la metropoli ecclesiastica da cui dipendeva Parigi. E il sinodo di Sens del 1210 stabilì che non si potevano leggere, testualmente leggere, i testi di Aristotele della fisica e della metafisica. Leggere vuol dire tecnicamente solo far lezione. Non si poteva far lezione, era proibito. Quindi la prima reazione nel giro di pochissimo tempo ai nuovi testi tradotti fu di censura. La censura venne ribadita nel 1215 quando il cardinale Stefano di Curson fu delegato dal Papa a riformare gli statuti della neonata Università di Parigi. Di nuovo fu ribadito il divieto di leggere, far lezione. Facile commentare che non c'è nulla di meglio per far pubblicità a un libro che proibirne la lettura. Questo accadde già allora, accadde già 800 anni fa, e quindi è vero che era proibito far lezione, però uno a casa lo poteva leggere, o in famiglia, o con gli amici. Quindi testi di fisica e metafisica che erano sottoposti a censura diventarono immediatamente oggetto di interesse, compreso da parte di quei maestri dell'università che non potevano leggerli a lezione. La cosa creò un certo disagio, e la motivazione degli autori, che i maestri che difesero queste censure, è che la razionalità era una modalità in cui tornava surrettiziamente all'interno della cultura cristiana il vizio principale che aveva portato al peccato originale, cioè la superbia. La razionalità produce superbia, fiducia eccessiva in se stessi, e quindi la pretesa di spiegare il mondo con la ragione invece che col paradigma platonico. E questo disagio conflittuale portò addirittura a un avvenimento che forse molti di voi conoscono, ma ci fu uno sciopero all'Università di Parigi che durò 2 anni, dal 1229 al 1231. La corporazione dei professori, magistri e degli studenti, la corporazione era unitaria, agiva unitariamente, entrò in sciopero perché erano successi degli scontri durante le feste di Carnevale tra gli studenti, la corporazione universitaria, che aveva avuto degli eccessi. È intervenuta la polizia, c'era, pare, scappato anche il morto, e la corporazione aveva chiesto le scuse alla regina e al gran cancelliere dell'università, che era il vescovo di San, e questi si rifiutarono di dare le scuse. Allora la corporazione entrò in sciopero, che durò 2 anni, ma non solo uno sciopero come i nostri a ore. Decisero di trasferire la sede dell'università parigina a Angers.
fecero un volantino di questo tenore: venite con noi a studiare ad Angers, perché lì non sono proibiti i libri di Aristotele. Quindi capite che lo sciopero quindi aveva sotto un altro problema. E difatti lo sciopero si ricompose nel 1231, quando i delegati papali incontrarono le autorità parigine, che comunicavano con gli esponenti dell'università trasferita ad Angers, e si ricompose quando il Papa istituì una commissione che avrebbe vagliato i testi di Aristotele e in tempi relativamente brevi avrebbe stabilito come procedere con la lettura pubblica a lezione dei testi di Aristotele. Quindi l'aristotelismo ebbe un'incidenza significativa nella neonata università parigina. Come abbia operato questa commissione che doveva vagliare da un punto di vista dell'ortodossia i testi di Aristotele non lo sappiamo, non abbiamo documenti precisi. Sappiamo però che nel giro di pochi anni venne concessa la possibilità di commentare a lezione tutto Aristotele, compresi i testi di fisica e metafisica. Il primo a commentare i testi di Aristotele che ci sono giunti fu Ruggero Bacone già nel 1240. Quindi in tempi rapidi si superò questo scoglio. Ma la cosa che vorrei sottolineare è che ci fu un travaglio nella assunzione dell'aristotelismo come prospettiva, perché appunto comportava un cambio di paradigma, e questo travaglio fece sì che intorno alla metà del secolo, intorno al 1250, si manifestassero due linee di fondo. Una linea di fondo favorevole ad accogliere l'aristotelismo, con le debite integrazioni, correzioni, e un'altra invece che riteneva che dell'aristotelismo si dovesse accogliere soltanto la parte logica e quella fisica, nel senso proprio di filosofia della natura, perché non avevano alternative da contrapporre a quello che dice Aristotele. La forma di elaborazione quindi dell'aristotelismo che avviene a partire dalla metà del secolo XIII è quella di un aristotelismo eclettico, dove si cerca di tenere insieme alcuni dei punti fondamentali della tradizione del paradigma precedente con la novità del paradigma scientifico aristotelico. E i due maestri che operarono su questa linea di aristotelismo eclettico, che però è stata importante perché lo sforzo di trovare una mediazione, questi autori cercarono di trovare una mediazione, cioè non respingere l'aristotelismo, ma cercare di trovare delle componenti delle dottrine di Aristotele che fossero accordabili con le dottrine tradizionali dell'Occidente, i due autori furono uno Roberto di Lincoln, che è noto col soprannome di Grossa Testa, Roberto Grossa Testa, e l'altro fu l'autore che vi ho appena nominato, Ruggero Bacone. Questi autori elaborarono un aristotelismo eclettico, nel senso che, ad esempio, il Grossa Testa, che è famosissimo per l'area generale della cultura del XIII secolo, perché è quello che ha trasmesso all'Occidente la dottrina della luce elaborata in senso di combinazione filosofico-scientifico. Quindi Grossa Testa prese la dottrina della luce, che era presente in Aristotele, negli aristotelici, ma anche nei platonici, e una dottrina che aveva una qualche elaborazione anche all'interno della tradizione dei padri della Chiesa, perché nei testi evangelici spesso ricorre, e anche dell'Antico Testamento, ricorre il tema della luce. E
propose quindi di elaborare una teoria che affascinò perché riusciva a includere le istanze dello studio della luce che avevano fatto gli aristotelici arabi, avevano studiato le leggi della rifrazione, della diffusione della luce, e insieme con una visione, diciamo, metafisica, la luce, come è tuttora, come è nella letteratura, come simbolo della realtà metasensibile. Dante, quando deve in paradiso dare un'idea di come possono apparire gli spiriti o i puri spiriti, trova soltanto di indicare forme di luminosità. Il livello di luminosità, erano convinti che la luce si trasmettesse non in forma corpuscolare come riteniamo noi, ma avesse una partenza dall'alto e arrivasse attraversando il medio, arrivasse dalla fonte. Credibilità di Grossa Testa fu anche per il fatto che conosceva il greco e conosceva l'ebraico, quindi difende una componente del pensiero aristotelico che è quella scientifica, lui che tradusse per primo dal greco l'Etica Anicomaco di Aristotele. Quindi Grossa Testa fu il primo traduttore dal greco dell'Etica Anicomaco, quindi aveva una credibilità nell'ambiente universitario e operava a Oxford. Ruggero Bacconi invece era un francescano che operava a Parigi, ha operato a lungo, ma l'insegnamento allora era temporaneo, non era a tempo indeterminato, le cattedre duravano un tot e non di più. Il suo insegnamento a Parigi dal 1240 al 1247 è comprensivo del commento a molte opere di Aristotele, di filosofia, quindi fisica, metafisica, etica, ma anche alcune opere, opere di carattere scientifico relativamente allo studio, ad esempio, degli animali, allo studio delle piante. E Bacone fece un'opera di sincretismo anche egli con l'aristotelismo, dicendo che l'istanza aristotelica di sapere sperimentale è fondamentale per la costruzione di tutti i saperi che riguardano le conoscenze empiriche nostre. Quindi il metodo di Aristotele di ricercare le cause dentro il mondo dell'esperienza, quindi spiegare i fenomeni empirici attraverso cause verificabili empiricamente, lo accettò in pieno sul piano della conoscenza scientifica. Ritenne di dover integrare l'aristotelismo, precisando che secondo lui, quando Aristotele parla dell'intelletto agente o possibile, parla dell'intelletto, il nous speculativo di Aristotele, secondo Ruggero Bacone andasse interpretato in una prospettiva che posso, non è preciso, ma chiamare platonica, cioè parla della dottrina della illuminazione. C'è nella mente dell'uomo questo dispositivo che Aristotele chiamava l'intelletto attivo e passivo, agente possibile nel linguaggio medievale, e quale richiede di essere attivo da sempre, cioè da sempre in atto. E questa presenza quindi di una luce intellettiva, quindi la presenza di dati concettuali fondamentali da sempre alla mente umana, di cui è da sempre fornita la mente umana, permette a Ruggero Bacone di accordarsi con quello che lui conosceva di tutte le culture antiche, anche al di fuori dell'ellenismo. Quindi le culture che lui conosceva degli egizi, che andavano molto sullo scientifico nel senso di matematica e le scienze degli astri, astrologia e matematica e geometria, erano stati grandi specialisti gli egizi, e i testi stavano arrivando in Occidente. E anche nella tradizione dei paesi mesopotamici, l'idea che ci sia una
illuminazione originaria, cioè che la mente dell'uomo disponga, a differenza degli altri viventi, di una capacità di conoscere i primi principi, ad esempio anche solo quelli di essere in grado di formulare immediatamente le leggi della matematica e della geometria, ecco, questa forma di illuminazione sarebbe quella che dal punto di vista di Ruggero Bacone fornisce l'accordabilità tra la pensiero scientifico di Aristotele e la visione filosofica propria del cristianesimo. Perché? Perché all'interno dell'illuminazione, cioè ammettere che l'anima dell'uomo, che il soggetto umano possiede un principio chiamato anima, psiche in greco, che dispone di una conoscenza permanente, originaria ma non originata dall'uomo, permetteva di accordarlo con la dottrina cristiana dell'immortalità dell'anima, della spiritualità e immortalità dell'anima. Altro passaggio, l'episteme aristotelica che abbiamo ricordato, cioè il fatto che il sapere deve essere, il sapere scientifico deve riguardare conclusioni universali necessarie, e quindi lasciava in qualche modo in sospeso la possibilità che la storia, la narrazione degli avvenimenti contingenti potesse essere scienza. Questo problema arrivò a toccare quando, alla metà del secolo, l'aristotelismo ormai aveva trovato la sua via di ingresso in modo massiccio negli autori dell'Occidente, creò un problema sul piano della epistemologia teologica, ossia la domanda che cominciarono a porsi intorno alla metà del 1200 e poi se la porranno fino al 1400 tutti i teologi che iniziano a i loro trattati di teologia. La domanda è: la sacra dottrina, cioè la teologia, è una scienza rigorosa come le altre scienze indicate da Aristotele? La teologia è una scienza in senso aristotelico così rigoroso? Perché allora il metodo, chi accettava il metodo aristotelico, abbiamo visto che in qualche modo anche Grossatesta e Bacone li accettava. La domanda era abbastanza insidiosa, perché se si rispondeva che la teologia è scienza, come sono scienze le altre scienze professate dalla facoltà delle arti, ad esempio, il problema che nasceva era: ma allora è possibile dire che i contenuti della rivelazione godono di dimostrazione, cioè possono essere dimostrati, cioè resi evidenti, così come vuole il procedimento del sillogismo aristotelico? Se si risponde anche qui sì, vuol dire che la fede perde il significato, perché se la rivelazione contiene delle verità che sono evidenti alla ragione, non c'è bisogno più della fede, basta la ragione per raggiungere quelle proposizioni, quegli enunciati. Se si risponde negativamente, succedeva che si creava una specie di complesso di inferiorità tra la facoltà di teologia, i maestri di teologia e gli altri professori delle altre facoltà, delle arti, ma anche quelle che vigevano allora erano poi medicina e diritto. Quindi questi usavano il metodo aristotelico argomentativo rigoroso e la teologia aveva un metodo non qualificato scientificamente. Quindi in realtà il problema si poneva, perché nella tradizione la teologia, la tradizione alto medievale, la teologia aveva anche come sinonimo sacra dottrina, o anche, come fa ancora San Bonaventura, sacra scrittura. Cioè la teologia ha come enunciati fondamentali quelli contenuti nella rivelazione biblica ebraico-cristiana. Questa rivelazione è strutturata secondo una modalità di narrazione storica.
La Bibbia è un racconto storico, ci sono dei fatti, degli accadimenti, successivamente si evolvono in una certa linea, ma sempre secondo una modalità storicamente definita. Quindi di per sé la scrittura, la Sacra Scrittura, non è trattabile scientificamente col metodo di Aristotele, perché Aristotele aveva proprio detto che gli accadimenti contingenti storici non possono essere universalizzati, sono accadimenti particolari, storicizzati, e dunque di questi non c'è scienza rigorosa. C'è una scienza opinabile, c'è un'opinione. Questa discussione sulla scientificità della teologia divenne il punto di leva per il confronto decisivo sull'aristotelismo, e diciamo che i due autori che si sono impegnati a trovare una soluzione a questo problema, abbiamo visto c'era un'alternativa, se sì, se no, con gli inconvenienti. Chi trovò una via di mediazione furono prima Alberto di Colonia, conosciuto come Alberto Magno, un domenicano, e il suo allievo Tommaso d'Aquino, un altro domenicano, Tommaso d'Aquino, cui il nome è molto più noto. Cosa propose Alberto Magno? Propose Alberto Magno, disse che bisognava dire che anche la teologia è scienza, non in toto, ma in parte, in gran parte. Quindi bisogna, dice Alberto Magno, distinguere all'interno della storia sacra quegli enunciati universali che secondo lui sono presenti anche nella Rivelazione e partire da quelli per elaborare un modello di sapere conforme al canone epistemico di Aristotele. Il suo allievo Tommaso d'Aquino fece un passo avanti e disse che a suo avviso si può dire che la sacra dottrina, la teologia, è una scienza, perché anche Aristotele parla di un modello di scienza che tecnicamente è chiamata subalternata, cioè una scienza che non parte dall'evidenza delle proprie proposizioni. Le proposizioni di partenza della teologia non sono evidenti in se stesse, ma sono evidenti in relazione a un sapere superiore da cui derivano. Sapere superiore è facile capire, è la scienza dei, è la scienza del Dio rivelatore. Nella mente di Dio rivelatore le proposizioni, gli enunciati della Sacra Scrittura sono evidenti e vengono trasmessi al teologo, cioè a colui che riceve, il destinatario di questa rivelazione, il quale beneficia, li può assumere come già forniti di evidenza per il fatto che provengono dal lume dell'intelletto divino. E Aristotele aveva prospettato questa possibilità di parlare di scienza subalternata quando, ad esempio, parlava delle proposizioni dell'ottica, la scienza ottica. L'ottica parte da proposizioni universali che non sono dimostrate da un maestro di ottica, cioè da colui che si occupa della scienza ottica, ma sono ricavate dalla geometria. Quindi l'ottica è subalternata alla geometria. Le proposizioni dell'ottica sono evidenti in virtù dell'evidenza che fornisce loro la scienza superiore, che è la geometria. Quindi gli articoli di fede, gli articoli del credo, per venire al passaggio di Tommaso, gli articoli di fede sono quelli diventano poi quelli del credo. Quando non è quindi difficile, non è così misterioso capire quando questi autori parlano articoli fidei. Articoli di fede sono proprio le proposizioni del credo che si recita ancora oggi. Il credo niceno-costantinopolitano, che era del III-IV secolo, e quegli enunciati degli articoli del credo sono enunciabili, secondo Tommaso, con delle proposizioni universali che non sono evidenti direttamente a noi,
ma sono rese evidenti attraverso la mediazione del rivelatore, del Dio rivelante. Sono dunque evidenti nella scienza di Dio, che è la scienza superiore o subalternante, e la teologia che facciamo noi è la teologia scienza subalternata. Le vostre facce mi lasciano intendere che siete un po' sorpresi dal successo che può aver avuto o no questa teoria. Nell'immediato non ebbe molto successo, perché avete visto anche dall'esposizione che avevo, è abbastanza complessa, è abbastanza complicata. Non ebbe molto successo, però sta di fatto che Tommaso la difese, e con lui i discepoli, colui che nella scuola tomistica domenicana, nei decenni successivi, ma soprattutto nei secoli successivi, seguirono questa tesi, portarono avanti quindi la possibilità di una razionalità applicabile anche alla teologia, al punto che la teologia può essere detta scienza subalternata. Qui cominciamo a vedere un po' il nucleo del discorso di questa sera, cioè che Aristotele ha portato, e con difficoltà, ma alla fine con un risultato positivo, un grosso cespite positivo portato avanti, ha portato all'Occidente l'affermazione della necessità della razionalità, del mantenere alto il valore della ragione e dell'applicazione della metodologia razionale nel campo dei saperi. Un'altra conseguenza che rafforza questo punto che vi ho adesso esposto, ossia che con Aristotele l'Occidente entra in possesso di una linea che diventa di fatto vincente di razionalità. Un'altra delle conseguenze fu sul piano della didattica. Il metodo di insegnare sino all'avvento dei testi di Aristotele era quello noto attraverso i libri di sentenze, sono raccolte di pareri, di florilegi, di testi di autorità del passato, che vengono commentati, e quindi gli argomenti, le discussioni degli argomenti vengono sottoposte al vaglio di uno o dell'altra autorità, secondo che questa autorità sembrava prevalere sull'altra nel modo di spiegare, di intendere il testo, in genere il testo sacro, ma non solo, perché si commentavano anche testi non strettamente sacri nell'Alto Medioevo. Allora, la novità si introduce nelle università in concomitanza con la diffusione della enciclopedia aristotelica fu anche questa, che innanzitutto si passò dal metodo di studiare alla facoltà delle arti secondo la classificazione delle sette arti liberali, trivio e quadrivio, che era secolare, veniva dai romani ma aveva anche fondamenti nella paideia greca. Questo modello delle arti del trivio e del quadrivio venne superato quando, intorno alla metà sempre del XIII secolo, le discipline da studiare alla facoltà delle arti furono nominate con i nomi delle opere principali di Aristotele. Quindi si cominciò a studiare la logica, a studiare la metafisica, a studiare la fisica, a studiare l'etica, a studiare la politica. Cambiò la denominazione del cursus studiorum. E cambiando questa denominazione venne primario anche il fatto di riferirsi al testo, ai testi di Aristotele. Quindi non più spiegare contenuti dottrinali o enunciati sommari attraverso il ricorso ai pareri di autorità, le sentenze, ma trovando un metodo esegetico coerente di spiegazione all'interno del testo, restando dentro il testo. Nasce il metodo nuovo, didattico e scientifico, che è chiamato la questio, metodo
didattico ma anche scientifico, procedere per questioni. La questio è la novità didattica dell'università medievale, avvallata dall'università medievale, che poi è rimasta fondamentalmente come metodo, cercherò di spiegarlo in che senso, sino noi. Cioè si fa ricerca su un argomento, si prende una questione, un argomento, e si comincia a esaminare tutti gli argomenti favorevoli a una soluzione, videtur quod sic, tutti argomentati però razionalmente favorevoli a una risposta al quesito, e poi set contra, gli argomenti invece che vedono una soluzione opposta. Alla fine si fa un bilancio critico del prevalere delle argomentazioni, a volte anche lunghissime, addotte pro e contro, e si arriva alla conclusione. Chi è che dà la conclusione? Nella prassi universitaria del XIII e XIV secolo la dà il maestro. Le istruzioni delle questioni le facevano i baccellieri, gli assistenti di allora. Però poi la determinazione, la risposta alla questione la dà il maestro, che è lui che valuta gli argomenti pro e contro. La novità dove sta? Sta nel fatto che prima si decideva la verità di enunciati sulla base di autorità. Qui si basa sulla competenza scientifica. La novità che la ricerca deve essere estesa, radicale, comprendere tutte le argomentazioni pro e contro, quindi l'istruzione di tutta la complessità della questione, e poi la determinazione sulla base della competenza scientifica di chi deve risolvere la questione. E anche questo è un passaggio. Se fino al 1250, quando c'era una questione sia sul peccato originale piuttosto che sulla scienza di Cristo come uomo rispetto a quella di Cristo come verbo di Dio, che erano questi i problemi che tenevano molto il campo in quell'epoca, prima, quando c'era conflitti di interpretazioni, si andava o da un vescovo o da un delegato del vescovo che dava la risposta, l'autorità. Dalla università in poi, quando nasce la questio, la risposta la dà il maestro competente, non perché ha autorità, ma perché ha competenza, conoscenza scientifica. Ancora legato a questa novità che entra assieme all'aristotelismo nella cultura medievale e poi si trasmette all'Occidente, un'altra novità riguarda anche la modalità di trasmettere il sapere. Fino a tutto il XII secolo non esistevano libri di testo nelle scuole, la trasmissione della cultura per millenni, non solo per secoli, era orale. Quindi il metodo delle sentenze giovava, perché si imparavano a memoria le sentenze di Ilario, di Agostino, di Ambrogio, eccetera. La novità invece, quando si deve commentare un testo analizzandolo in base alla valenza scientifica degli enunciati e delle loro implicazioni, è che bisogna avere il testo di fronte. Quindi si incomincia a introdurre il testo scritto. Sono dapprima gli appunti delle lezioni fatte dagli allievi, spesso fatte dagli assistenti, dei baccellieri. Baccellierato era una forma istituzionalizzata. Ogni maestro, intorno alla metà del XIII secolo, aveva a disposizione 4 baccellieri. E c'era un bisogno materiale, perché non c'era computer, non c'era labiro, bisognava usare dei calamai, delle damigiane di inchiostro, dei raschini, dei fogli strani per scrivere. Quindi c'era un bisogno dei baccellieri anche come assistenti materiali, ma poi ci volevano quelli che fornivano i testi originali, che erano rarissimi.
con l'università questi testi cominciano a avere diffusione nella forma di appunti, registrazioni delle lezioni fatte dagli studenti o dai baccalieri. E questo fu l'inizio del prodromo della nascita del libro, diciamo, che avverrà soltanto con la scoperta della stampa, che oggi, quando anche qui vengono fatte conferenze sulla valenza di Internet, diciamo sempre che Internet è la seconda grande novità o scoperta nella trasmissione del sapere, la grande innovazione del sapere, la seconda dopo la prima, che è stata la scoperta della stampa. E la scoperta della stampa dipende dalla nascita del libro come strumento, allora composto manualmente, nelle università. La prospettiva dunque di l'ingresso dell'aristotelismo ancora riesce a trasformare in qualche modo la modalità di formazione e trasmissione del sapere. E come dicevo prima, la difesa, per quanto noi crei qualche problema di comprensione, di valutazione interna, ma la difesa del carattere scientifico della rivelazione cristiana fu decisiva per l'Occidente. Faccio un paragone veloce. Nel mondo islamico, l'aristotelismo si era diffuso prima che da noi. Le prime traduzioni di Aristotele nell'Islam orientale sono del IX secolo dell'era cristiana. Gli epigoni però della diffusione dell'aristotelismo e dell'Islam sono nel XII secolo della nostra era. Il maggiore filosofo di questa catena di aristotelici islamici è Averroè, che muore alla fine del 1200. Dal 1300 in poi, nella centri di cultura islamica, progressivamente si chiuse l'accesso in questi centri di cultura allo studio di Aristotele. Si ritenne che Aristotele inquinasse la purezza della legge coranica, e dal XIII secolo in poi progressivamente venne abbandonato l'aristotelismo. Abbandonato l'aristotelismo, la storia della cultura islamica è sostanzialmente rimasta priva di quel cammino della scienza che abbiamo conosciuto in Occidente. Parlo per grandi linee, ma il concetto storico corrisponde alla realtà. L'aver escluso l'aristotelismo perché è considerato un'intrusione razionale nella formulazione della purezza del Corano precluse a quel mondo per secoli l'accesso al sapere scientifico. Quindi il sapere scientifico che tutti condanniamo, però tutti vogliamo l'aereo, il riscaldamento, vogliamo l'aria condizionata, vogliamo le metropolitane veloci e tutto quanto, questo è avvenuto grazie all'aristotelismo del Medioevo. L'ultimo punto che vorrei toccare è perché in passato qui su questi temi dell'aristotelismo ho avuto modo di sviluppare altri aspetti di questo incontro tra l'aristotelismo e il cristianesimo, sul modo di pensare ad esempio il principio di non contraddizione dal punto di vista teologico e filosofico, oppure sul modo di pensare l'evidenza dei primi principi. Ecco, stasera lasciamo in sospeso questo e tratterei come ultimo punto un argomento dell'aristotelismo che può risultare un pochino meno noto, ma secondo me è l'attore di una verità di fondo in questa prospettiva che vi sto illustrando, ossia che l'Occidente è andato sulla linea di razionalità. Anche qui poi chiunque può avere pensieri di un tipo o dell'altro, ma la storia è stata questa: l'Occidente ha preservato il valore della ragione.
con gli alti e i bassi, gli scontri e tutto quello che vuole. E su un punto particolare adesso voglio riflettere, che è quello della politica. E parto, tengo presente il commento di Tommaso d'Aquino ai libri della politica di Aristotele. Un commento che Tommaso non ha completato, ha fatto il commento lui dei primi due libri, il resto l'hanno completato i suoi allievi, ma comunque c'è un'idea precisa del modo di intendere la scienza della politica in senso aristotelico, che divenne anche questo una cifra per il modo di intendere l'organizzazione civile e politica dell'Occidente. La spinta che, di cui si giovò Tommaso e gli altri autori che condivisero l'accoglimento della politica di Aristotele venne da un contesto sociale. Il contesto sociale nel XIII secolo è un grande fermento nell'Occidente sul piano politico, perché ormai si stanno rompendo gli ultimi grossi lacci del feudalesimo, i grossi vincoli del feudalesimo, che era oscurantista e anticulturale, era contro ogni emancipazione culturale dei cittadini, e quindi anche non prevedeva nessuna forma di partecipazione alla gestione del bene comune, delle cose comuni. Quindi l'uscita dal feudalesimo, grosso modo, coincide con la fine del XII, l'inizio del XIII secolo. Prendete come paradigma Dante il comune di Firenze. Quando nascono i liberi comuni, siamo all'inizio del 1200, quindi con tanti problemi eccetera, eccetera, però si esce faticosamente appunto dalla tenaglia dei vincoli alla sottomissione, alla esclusione delle masse dalla partecipazione al potere di ogni tipo, politico, economico, sociale. Gli ordini mendicanti, domenicani e francescani, Tommaso è un domenicano, nascono in questo clima di liberazione dall'oppressione o dalle modalità di trattamento a livello del sapere e del potere dei grande comunità, in gran parte dei fedeli cristiani. E quando Tommaso d'Aquino commenta la politica di Aristotele e trova un modello di convivenza civile che diventa proponibile come modello per il cammino che l'Occidente sta facendo da quando ha iniziato la storia dell'affrancamento del feudalesimo con i liberi comuni. Cioè una forma di partecipazione dei cittadini, progressivamente sempre più estesa, alla gestione della cosa comune. E la nozione che Tommaso sposa in pieno è quella di Aristotele, che l'uomo è un animale politico, zoon politikon. Quando aveva definito l'uomo, caratterizzandolo come l'animale dotato di anima razionale, e poi lo completa: è dotato di anima razionale ed è anche politikon, cioè è per natura portato a vivere in un contesto di convivenza civile. Politico, dentro l'origine del termine è polis, ma comunque il termine latino con cui viene tradotto polis è civitas, ed è significativo perché il nostro termine civiltà viene da civilitas, che è stato coniato nel Medioevo a partire da civitas. La civilitas è l'appartenenza e la condivisione della civitas. Allora l'uomo è un animale politico, un essere cui la società civile è naturalmente conveniente. Quindi non è naturale
all'inizio, cioè i primi uomini non sono nati politicizzati, cioè strutturati, si sono trovati dentro una società civile, ma l'uomo ha scoperto nella propria natura la necessità, la legge, il bisogno di creare una convivenza civile. Quindi la società civile è naturalmente conveniente all'animale politico che è l'uomo, è incline, cioè è qualcosa che è necessario alla perfezione dell'uomo. L'uomo si realizza, secondo Aristotele, pienamente come uomo allorché realizza la convivenza civile. Qui Aristotele e anche altri autori, i suoi commentatori, avevano poggiato l'analisi su un dato elementare, il rapporto con gli altri animali. L'uomo così potente rispetto agli altri animali perché dispone di ragione, però in realtà è, rispetto agli altri animali, è debole, è indifeso, non ha calzari, è nudo, cioè è privo di pelli resistenti, non ha coperture valide per la difesa fisica. Quindi muove in una serie di condizioni di inferiorità rispetto agli altri animali. Però questa inferiorità è bilanciata e controbilanciata dalla ragione. Ragione, ratio, che è sia la capacità di comunicare con gli altri, sia l'uso delle mani, cosa che voi insegnate meglio di me, no? Dicono gli antropologi che l'uomo ha cominciato a diventare civile quando ha imparato a unire il pollice con l'indice, cosa che nelle altre specie non accadde, e quindi le mani divennero il prolungamento della ragione dell'uomo. E l'uomo sente in questa situazione la necessità quindi di sopperire alle condizioni di inferiorità con il soccorso degli altri uomini, chiedendo il soccorso degli altri uomini. Questo è un po' il riassunto che vi sto facendo della dottrina dell'origine della società secondo Aristotele, come l'uomo è naturalmente un animale politico. La partenza avvenne con l'istituzione della coppia, maschio e femmina, che già operano in dimensione conservativa, perché generando provvedono alla conservazione dell'individuo secondo la specie. Poi la fragilità della coppia isolata, diciamo, porta all'istituzione della domus, la creazione del nucleo familiare. Poi la domus a sua volta ha bisogno, soprattutto per l'organizzazione, anche per la sopravvivenza economica, la modalità dell'economia di allora, una famiglia da sola non era autosufficiente, e quindi si arriva al villaggio, il vicus, al villaggio, come aggregazione di più famiglie che collaborano, in genere sono famiglie vicine, e dalla vicus l'ultimo passaggio per Aristotele alla polis, al linguaggio di Tommaso, alla civitas, la città come aggregazione di villaggi. Tommaso considera la città come l'opera più perfetta della ragion pratica, lo considera il bene umano principale, principalissimum inter bona umana, e appunto civitas in assonanza con civilitas. Ogni comunità politica, Aristotele e Tommaso concordano, viene istituita da persone che operano in vista di un bene, in bene che viene inteso come il loro fine. E allora la città, la civitas, viene considerata come la raccolta di persone che si riconoscono in un fine che è un bene condiviso. Sono passaggi quasi elementari, pensando a tutti i trattati politici che voi conoscete, che sono venuti dopo, anche dopo il Medioevo. Però
è apparso già da allora e non era scontato, non era scontato, lo sapete già, ma comunque con un rapido accenno, Agostino, la linea dell'agostinismo politico, riteneva che la convivenza civile fosse qualcosa di conseguente alla necessità creatasi dopo il peccato originale. Gli uomini erano costretti dopo il peccato originale, essere diventati litigiosi, superbi, scontrosi e quant'altro, erano però costretti a darsi delle leggi per convivere. Quindi era il risultato di una necessità negativa alla fine. Vedete che questa prospettiva che Tommaso assume dall'aristotelismo è tutt'altro. Rovescia anche qui il paradigma, il modo di pensare che l'Occidente farà proprio nel pensare poi il pensiero politico. C'è, secondo Tommaso, la città può essere rappresentata come un tutto, una comunità in cui convengono i singoli cittadini e le aggregazioni minori. Quindi c'è che quel fine bene della città va coerentemente inteso come il bene principale, e qui nasce il concetto di bene comune, anche questo rimasto nel discorso politico sino ai nostri giorni, variamente poi commentato, però è un leitmotiv non più uscito dall'orizzonte del pensiero politico. Secondo Tommaso, la città risulta più perfetta della somma delle singole parti. Così anche il fine ultimo, il bene comune della città, è più perfetto della somma dei beni individuali. Vallo a spiegare oggi ai politici. Naturalmente, cioè in ordine alla natura e alla perfezione, il singolo deriva da una attività della coppia, attività generativa della coppia, sviluppa la capacità di ragionare e di comunicare con l'aiuto dei propri simili. Anche questo è un fattore importante che non era stato sempre focalizzato. Noi non nasciamo imparati, come si dice. Nasciamo e veniamo messi in condizione di comunicare, apprendere e conoscere attraverso il linguaggio della società che ci accoglie, che ci educa, ci nutre e ci educa. Quindi c'è nella natura della convivenza civile c'è la necessità educativa, cioè si insegna agli uomini che nascono e crescono a ragionare e a comunicare, si crea una comunità linguistica, si trasmette un idioma, si insegnano le arti sufficienti per condurre la vita in modo dignitoso. Quindi anche per Aristotele il concetto di natura è più forte che non quello di generazione. Cioè gli altri animali, nel loro tributo alla specie, è quello di generare e di dare un minimo di avvio alla convivenza, ma manca quella sviluppo invece delle capacità conoscitive, organizzative e apprensive che Aristotele considerava necessarie perché l'uomo nutre al proprio interno come appetito generale quello della felicità, quello di star bene, quello di realizzare. I latini traducevano l'ideale aristotelico di vita soddisfatta col termine vita sufficiente. Sufficiente vuol dire che garantisce la soddisfazione del desiderio di felicità che è congenito, strutturato per ogni uomo. Quindi ragione umana, la convivenza civile, la creazione di un governo della città, questo perché tutto questo consente di realizzare l'uomo al massimo delle sue aspirazioni. Poi Aristotele introduceva l'etica. L'etica era il capitolo, non era autonomo rispetto alla politica. L'etica era strutturata in modo
che fornisse le linee guida ai governanti e ai cittadini di come dovesse evolvere la convivenza civile. Quindi tra le leggi e tra i criteri che segnano l'etica di Aristotele è: se uno vive nella città deve rispettare la legge e deve sottostare alla giustizia, deve introiettare la giustizia e rispettarla. Allora, andando verso la conclusione, cosa possiamo dire? Che anche qui la politica diventa una scienza, è una scienza pratica quanto al suo oggetto, che deve curare le forme della convivenza civile, ma è anche una scienza speculativa riguardo al modo di sapere. Il modo di sapere della politica per Aristotele e Tommaso d'Aquino è teoretico e filosofico e non sottostà agli effetti storici transeunti. Nel commento al primo libro della politica di Aristotele, Tommaso avanza alcune osservazioni con un passaggio che è abbastanza conosciuto dagli specialisti, ma che comunque è ad effetto, diciamo, per il discorso che stiamo facendo. Leggo pochissime righe in traduzione italiana. Se accade poi che uno non può entrare in comunione con la società civile a causa della sua malvagità, questi è di livello inferiore all'uomo, è quasi una bestia. Est peior quam homo et quasi bestia. Se invece uno non ha bisogno di nulla, quasi che sia sufficiente a se stesso, per cui non si integra nella società civile, questi è di livello superiore all'uomo, è quasi un dio. Est melior quam homo, est enim quasim quidam deus. Ecco, questo passo, che per gli addetti ai lavori è molto celebre, Tommaso cosa va a fare? Ribadisce l'insegnamento aristotelico, ossia che la città è un fatto naturale e che l'uomo è un animale sociale e politico, così che l'uomo è estraneo a ogni convivenza civile per natura e non per caso. Può accadere per tante ragioni che uno non possa socializzare anche oggi. Se l'uomo è estraneo a ogni convivenza civile per natura e non per caso, è un essere che si colloca o al di sopra dell'umanità o al di sotto di essa, quindi è quasi un dio o quasi una bestia. Quindi dalla tendenza finalistica della natura umana volta a formare un'unità dalla molteplicità degli individui, che risulta che l'unità che si produce nella vita della città è qualcosa di originale, è qualcosa di nuovo, è qualcosa di non interscambiabile con la somma dei fini dei molti individui. Quindi è un ideale di convivenza deciso dalla natura, non dalla volontà dei singoli, e questo è quello che scopre la ragione quando studia la tendenza naturale, non quella mostruosa, quella eccezionale dell'uomo bestia o dell'uomo dio, mostruosa. La tendenza naturale degli uomini alla socialità. E questo è il retaggio forte, il messaggio forte che è rimasto con luci e ombre, ma che ha guidato la ragione che ha guidato l'Occidente. Grazie dell'attenzione. Grazie Ghisalberti. Adesso vediamo un attimo se ci sono domande. Prego, prego, prego. Signora. Lei ha detto che, appunto riferendosi alle università del 1200, lei ha illustrato la valutazione in base a un metodo scientifico razionale che era in contraddizione
col concetto di autorità, no? Di sapere dovuto al riconoscimento di una autorità. Qual è stato l'atteggiamento del potere religioso e del potere politico di fronte a questa innovazione, se vogliamo, di fronte a questo sapere universitario? Io mi sentirei di dire qualcosa su quello che succede attualmente, che non è molto confortante, però io sono stata appunto molto colpita dalla modernità di tutti questi concetti che lei ha illustrato e che io mi ero un po' anche dimenticata dai miei studi universitari di filosofia, perché ho fatto altro nella vita. E a parte il fatto che ritengo che appunto bisognerebbe rendere obbligatorio lo studio della filosofia per ogni uomo che si occupa di politica e di questioni sociali, ma sono meravigliata appunto dal fatto che già nel 1200 ci fossero dei concetti così moderni, ma che evidentemente sono stati più o meno sempre arroccati all'interno dell'università, quindi in fondo qualche cosa che apparteneva, diciamo così, agli intellettuali, dove forse la comunicazione con altri aspetti della società non è stata mai felice, perché se pensiamo che secoli dopo si arriva ancora, non so, all'Inquisizione, cose di questo genere, vorrei... Ho capito bene, vorrei un suo commento. Grazie. Grazie, prego, prego. No, penso che Elisabetta abbia capito benissimo. No, 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 è chiarissimo. Non so se posso. Vai tranquilla. Posso fare una domanda chiara? Anche a me era chiara. Se non ho capito male, la razionalità aristotelica risulta essere un viatico per lo sviluppo della scienza moderna. Ma la scienza moderna ha respinto in toto Aristotele quando si è sviluppata. Allora la scienza moderna non c'era. Quando è sorta la scienza moderna, ha respinto in toto Aristotele, perché questo tipo di razionalità duecentesca, non solo razionalità di Aristotele del suo tempo, ma poi la razionalità tipicamente duecentesca che lei ci ha magistralmente illustrato, era una razionalità innanzitutto di tipo metafisico, quella di Aristotele, e subordinata alla Chiesa, quella direi del 200, mentre la scienza moderna chiede libertà per potersi sviluppare. E quindi l'aristotelismo non è un viatico per la scienza moderna, direi risulta essere, si può dire, un ostacolo. E quello che fa la Chiesa di accogliere questo tipo di razionalità è un'operazione, direi, molto abile. Più che un accoglimento, sembra in un certo senso, non so, posso sbagliarmi, un asservimento, perché in realtà certe proposizioni di Aristotele vengono rifiutate completamente, tipo l'eternità del mondo, l'unicità dell'essere, che viene, Tommaso direi parla di analogicità dell'essere. Quindi sembra un accoglimento alla carta, cioè prendono quello che vogliono e lasciano pilastri dell'aristotelismo. Dunque l'aristotelismo viene in un certo senso sfigurato in questo tipo di accoglimento, e proprio per questo la conflittualità poi moderna nei riguardi dell'aristotelismo non sarà solo dell'aristotelismo puro, ma finirà per essere una conflittualità anche con la Chiesa. Il caso di Galilei è emblematico, ma se ne possono citare tantissimi. Vediamo se ci sono altri. C'è uno in fondo. Prego. No, c'è anche lei prima, ah, sì. Prego. Sì. Volevo fare una domanda non tanto in prospettiva storica, ma nel suo intervento ci ha spiegato
qual è stato l'innesto positivo dell'aristotelismo nella religione e nel pensiero cristiano. E forse c'è anche stato, noi lo possiamo valutare oggi, nel 2000, anche un aspetto negativo, e può essere questo aspetto negativo, e lo pongo come quesito, non come opinione, quindi vorrei sentire il suo parere su questo, e può essere stato che l'innesto dell'aristotelismo nel pensiero cristiano abbia radicato troppo il cristianesimo e il cattolicesimo nel mondo occidentale e quindi l'abbia chiuso ad una prospettiva più globale, che invece forse, specie con il pontificato attuale, si sta riscoprendo. Volevo sapere una sua opinione su questo. Grazie, prego. Anche se è arrivato molto in ritardo quest'oggi. Anche se il pensiero non è mai in ritardo. Volevo solo invitare il professore a fare una interpretazione, una risposta a interpretazione in difesa di San Tommaso d'Aquino. Dal punto di vista ontico, noi sappiamo che la metodologia delle discipline differisce a seconda della disciplina. Per esempio, la metodologia di base della filosofia è una metodologia ricostruttiva. La metodologia della scienza è una metodologia dimostrativa, mentre la metodologia della religione è una metodologia rivelativo-fideistica. Allora, mi riferisco alle cinque prove dell'esistenza di Dio di San Tommaso d'Aquino. Come mai lui, che era alla volta religioso e filosofo, ha fatto questa confusione metodologica? Cioè, l'esistenza di Dio non si può dimostrare con le prove. Come mai lui ha parlato delle prove? Per me è un'aberrazione. Lo difenda e mi faccia capire qualcosa. Grazie. Bene, prego. Non abbiamo molto tempo perché le domande sono, le domande sono molto invitanti. Non voglio logorare. Tutto il tempo che ti serve. Non voglio logorare la pazienza degli ascoltatori. Allora, comincio dalla prima domanda. Che rapporto c'è tra l'autorità e la ragione? Quale atteggiamento tra potere politico e religioso al di fuori degli intellettuali, al di fuori? E qui la domanda è sicuramente complessa, nel senso che ho sempre detto anche a lezione, nella migliore delle ipotesi, dunque il Medioevo, la gente che sapeva leggere e scrivere non ha mai superato il 5%, quindi il 95% degli abitanti, dei cittadini vissuti nell'arco del Medioevo era abbastanza lontano dal possedere la cultura come la intendiamo noi oggi, con dimestichezza, termini che passa attraverso l'istruzione, la capacità di leggere e scrivere. Quindi questa domanda è chiaro, si riferisce però anche agli intellettuali che sono vissuti in età romana. Anche i romani erano almeno al 95% analfabeti, e anche i greci al 95% della popolazione globale era analfabeta. Allora, quindi la difficoltà a rispondere alla domanda è che tutto questo va tenuto presente.
E è una domanda che più volte ritorna, nel senso che quelli che scrivono i libri che noi consideriamo destinati a tutti, le somme teologiche piuttosto che i trattati di morale, piuttosto che i trattati di politica o i libri di spiritualità, i libri di teologia, e erano come tali i libri che a noi sono pervenuti e che fino alla stampa erano trasmessi per manoscritto, erano accessibili a poche persone. Quindi le discussioni che noi facciamo sulle trasmissioni di queste riflettono il pensiero pensante del Medioevo, cioè quello che è stato ammesso storicamente, ha avuto accesso alla cultura, alla possibilità di fruire della cultura, di intervenire, di usarla, di fondere. Progressivamente, siamo proprio con la nascita dei comuni, si allarga, seppure nella forma dell'oralità, si allarga l'accesso alla cultura quando i comuni nascono, quando il feudalesimo perde terreno e quindi si crea un inurbamento, le città aumentano, gli abitanti delle città crescono, crescendo e sottratti al dominio coercitivo del feudatario, entrano in comunicazione, comunicano tra loro e cominciano a condividere il sapere, e poi nasce quella forma che chiamiamo anche con l'arte prima romanica e gotica, cioè prima un accesso alla cultura condivisa dal numero maggiore di persone attraverso le figure. In genere siamo in campo religioso, quindi le raffigurazioni che ci sono nelle chiese, nelle cattedrali, o statue, monumenti, vetrate o quant'altro, mosaici, che trasmettono anche a chi è analfabeta i contenuti culturali. Ma dal punto di vista del discorso che abbiamo fatto oggi, noi facciamo un discorso che attraversa, diciamo, apicalmente la società, perché poi non è che nel Rinascimento o nel 600 o nel 700 la cultura fosse diffusa, condivisa come pensiamo noi oggi dalla maggioranza, oggi pensiamo dalla totalità delle persone. Quindi è sicuramente una linea di pensiero che era egemone a livello di chi deteneva il sapere, e chi deteneva il sapere spesso era anche detentore del potere o comunque era collegato. È un'idea del Medioevo che arriva a Hegel, sapere è potere. Quindi direi questo per la prima domanda. La seconda domanda della professoressa sul fatto che Aristotele in realtà poi è stato quello che per far passare la scienza moderna ha subito la condanna, è vero, cioè l'avevo già contemplato nel mio testo scritto, non l'ho letto, ma l'avevo chiaro, fatto presente. Allora, a questo io posso dare degli orientamenti di risposta. Intanto caduta oppure l'uscita dall'aristotelismo avviene in due discipline, l'astronomia e la fisica. La fisica e l'astronomia. Nel campo delle altre rami della filosofia aristotelica, la logica, la metafisica, l'etica, pensiero politico anche, in qualche modo attraversa anche il periodo della nascita della scienza moderna, che vede invece il conflitto con l'aristotelismo. Lì i fattori del conflitto li conosce lei meglio di me, furono un conflitto legato a chi riteneva che un approccio come quello di Galileo all'universo fisico destabilizzasse la lettura millenaria data dell'universo ricavandola dalla Bibbia. Il famoso fermati o sole, che fu oggi per gli esegeti è una cosa irrilevante, ma ai tempi di Galileo fu quella la frase in cui
nella Bibbia Giosuè dice fermati al sole, il sole per quel giorno stette fermo fino alla fine della battaglia, e fu uno degli elementi che portò la condanna di Galileo, perché diceva l'autorità della scrittura non può essere riformata o invalidata. E su questo sicuramente, secondo aspetto della risposta, io direi che l'aristotelismo non ha perso terreno, ha perso su quei fronti lì perché era inevitabile, ma aveva già cominciato un po' con Occam e con Buridano a mettere in discussione l'esistenza del vuoto, a mettere in discussione il problema che i cieli siano fatti di quintessenza o di etere. Occam dice che i cieli sono fatti di materia come è fatta la terra, dei quattro elementi. Quindi ci sono tre secoli di superamento dell'aristotelismo. E l'eternità del mondo è stata giocata a favore o contro, usando delle specie di accorgimenti mutuati dalla logica aristotelica. Perché Tommaso d'Aquino arriva a dire che non è stabilito dal punto di vista della fisica, lui pensava con l'aristotelica, se il mondo sia eterno o no. Non possiamo decidere noi quando è cominciato il mondo, basta che noi diciamo che è cominciato per creazione ad opera di Dio. Se Dio l'ha creato dall'eternità o no, è un escamotage visto da noi, ma per allora faceva presa. Dio ha potuto creare il mondo ab eterno. E questa era una lettura concordistica, diciamo, con l'aristotelismo. Comunque c'è quello che vorrei far passare è che debacle dell'Aristotele astrofisico e fisico è compensata dal fatto che le critiche che hanno fatto ad Aristotele anche i cardinali, anche il Bellarmino, le hanno costruite secondo il modello logico di Aristotele, cioè usando la razionalità. Cioè c'era il fermati o sole, ma usavano una spiegazione che ritenevano valida razionalmente di questi passi della Bibbia. Si potrebbe dire molto di più, perché se poi andiamo a pensare sui problemi della politica e dell'etica, i discorsi dell'aristotelismo preservato con delle riserve anche nell'illuminismo è ancora in età più vicina a noi. I criteri di Aristotele sulla necessità della convivenza civile come bisogno naturale dell'uomo, quindi il famoso homo homini lupus, che adesso viene interpretato gli ultimi libri che ho letto teologicamente, quindi non come me l'avevano insegnato nei manuali, cioè che Hobbes avesse detto che noi nasciamo tutti uno nemico dell'altro, in realtà sarebbe una proposizione che Hobbes assume per sconfessarla, per dire che è falsa in qualche modo, e per arrivare a dire che invece l'uomo è portato a trovare formule di aggregazione, no? Pactis standum, quindi è un percorso che mette in atto un uso della razionalità. Ecco, in questo senso il mio discorso voleva far vedere questi aspetti, certo. Poi c'è gli aspetti negativi della terza domanda, sicuramente. Oggi poi, forse oggi un po' meno, ma 30 o 40 anni fa ci fu una avversione alla teologia, per intenderci, tomistica o neotomistica o neoscolastica, che era quella molto strutturata aristotelicamente, perché si riteneva che avesse in qualche modo velato o nascosto alcune parti centrali del messaggio biblico cristiano. Già Jacopone da Todi aveva lamentato che anche negli ordini religiosi mendicanti tutti volessero andare a fare i professori a Parigi, a spiegare, quindi con le summe, con le questioni disputate,
la teologia e facendo questo, facendo l'uso della ragione aristotelica in teologia, avessero tradito Assisi le parole di Jacopone, male naggia Parigi che ha tradito Assisi Francesco, il Vangelo sine glossa, il Vangelo fuori dalla razionalità, dalle costruzioni razionali. Qui un aristotelismo quindi che può essere in varie fasi della storia è stato travalicante su alcuni punti, su alcune enunciazioni. Alcune di queste enunciazioni sono entrate a far parte di definizioni dogmatiche e il nodo è tuttora aperto. Una a caso è quella del dogma della transustanziazione. Nell'Eucaristia un concilio ecumenico ha definito che è di tenere fede, quindi anatema, chi non confessa, che nella consacrazione la sostanza del pane e del vino vengono transustanziate, si cambiano in quella del corpo e del sangue di Cristo. Quindi una transustanziazione che oggi crea un po' di problemi nella esegesi biblica. Sicuramente questa è un'altra definizione del Concilio di Vienne del 1311, Vienne il Palatinato, che ha detto definiamo di fede anatema chi non lo sostiene, che l'anima è forma sostanziale del corpo, l'anima umana è forma sostanziale del corpo come le altre forme. Era una interpretazione dogmatizzante di un insegnamento dell'aristotelismo, anche di Tommaso, e anche questa oggi si presta e richiede in qualche modo un'ermeneutica che sciolga un po' alcune rigidità terminologiche. Quindi c'è stato questo, non direi che ha sfigurato il cristianesimo, perché anche qui, come Galileo in qualche modo lottando contro punti specifici di Aristotele ha salvaguardato l'orientamento classico della civiltà occidentale, cioè la fiducia nella ragione, e così anche in teologia è un po' successo questo, che c'è stato un eccesso di razionalizzazione del dogma, ma ha consentito in certi periodi della storia, conflittuali, complessi, eccetera, di far sì che si preservasse, ad esempio, una osservazione abbastanza elementare. Nel 600 gli autori che noi studiamo nei manuali di filosofia non hanno mai insegnato all'università, erano Cartesio, Leibniz, Spinoza, insegnavano in circolo, in accademia, eccetera. Nelle università di quei secoli insegnavano gli ordini religiosi in facoltà strutturate identiche a quelle del XIV secolo. Hanno continuato fino a Kant, lo sapete benissimo perché anche Kant riproduce la metodologia della questio scolastica, hanno continuato a esserci gli insegnamenti nella facoltà di filosofia o delle arti, di teologia, di diritto, di medicina, secondo quelle modalità, dove si è preservato un percorso di razionalità. La filosofia che noi abbiamo poi recepito come più ampia, innovativa, eccetera, è nata fuori dalle università, non contro la ragione però, e quindi alla fine, dopo Kant, troveranno un modo di assestarsi. L'ultima domanda sulle cinque vie di San Tommaso. Allora, io vorrei dire, però in questo momento non ho la possibilità di dimostrarlo, che San Tommaso non usa la parola dimostrazione a proposito dell'esistenza di Dio. La dimostrazione, non usa la parola dimostrazione come la intendiamo noi. Cioè, noi, penso almeno nella mia generazione a scuola, dicevano che le dimostrazioni dell'esistenza di Dio di San Tommaso hanno lo stesso valore delle dimostrazioni della fisica e della matematica. Ecco, questo non è vero.
Questo non è vero. E Tommaso usa il termine potest probari, provare, demonstrare, ma non nel senso della dimostrazione apodittica, perché dice che le prove, le cinque prove, sono prove a posteriori. A posteriori vuol dire che non godono dell'evidenza potissima, non sono argomentazioni di sillogismi che partono da premesse universali e arrivano alla conclusione. Partono invece da dati di fatto. Tutte le cinque vie partono dall'osservazione di un dato di esperienza sensibile, fanno la mediazione, arrivano a concludere dicendo che in questo modo abbiamo provato, argomentato sarebbe il termine giusto, abbiamo argomentato in base al tentativo di rendere ragione da come si spiega il divenire, come si spiega l'essere possibile, l'essere contingente, come si spiegano i gradi di perfezione, come si spiega il finalismo nella natura, dati che osserviamo in esperienza, li mediamo filosoficamente, razionalmente, e arriviamo a delle conclusioni che sono dotate non di evidenza, anche perché vale quello che ho detto all'inizio, se che Dio esiste è una verità di fede, no? È la prima, credo in unum Deum, addirittura uno solo, poi dice credo anche in un solo Signore Gesù Cristo, sono già due, ma comunque è una verità di fede. Se avesse pensato che sono, l'esistenza di Dio è dimostrabile nel senso dell'evidenza scientifica apodittica, no, avrebbe detto che non c'è bisogno di dimostrazione. È quello che pensa San Bonaventura. San Bonaventura ritiene che l'esistenza di Dio non si possa provare con degli argomenti razionali, perché si deve soltanto provare perché la gente, l'intelletto del singolo uomo, non si rende conto che è una verità immediatamente evidente. Non nella forma dell'intuizione diretta, ma nella forma dell'illuminazione di cui accennava. Quindi, dei suoi percorsi, quello filosofico e quello dimostrativo e quello rivelativo mistico, io quello rivelativo mistico lo riconduco al concetto di filosofico come era pensato da Tommaso d'Aquino. Cioè la filosofia investiga razionalmente i contenuti anche delle verità rivelate senza la pretesa di dimostrarli, cerca di renderli comprensibili alla ragione. Cioè lo sforzo è di far sì che quegli enunciati del credo che vi ho detto abbiano qualcosa di più che non la formula. Quindi l'argomentazione serve a incrementare. Percorso mistico è un'altra cosa ancora, ma ai tempi di Tommaso era una mistica che era riconducibile alla razionalità. Cioè non era una mistica per direttissima che hanno praticato soltanto i mistici di professione, cioè quei mistici che dicono di aver visto Dio, di aver parlato con Dio, di aver comunicato con Dio. Tommaso parla di teologia che noi possiamo considerare area mistica, allorché lui dice che dobbiamo costruire un percorso che manifesti come noi possiamo risalire dalle realtà materiali a quelle superiori, quindi a Dio, e soprattutto il percorso di riuscire a capire come Dio entri nella realtà, ma sempre con percorsi di tipo razionale. Grazie.